Il binomio Pescara Calcio a 5 Colini è destinato ad allungarsi anche il prossimo anno. Lei sarà sulla panchina del Pescara, d'altronde non poteva essere diversamente dopo quanto accaduto nelle ultime stagioni. Sì, è il quarto anno, sai, non è facile, comunque soprattutto in una società di altissime ambizioni riuscire a stare insieme. Comunque è il quarto anno, noi ovviamente che cosa dire, ci auguriamo di andare anche per il quarto anno sulla stessa lunghezza d'onda dei primi tre, cioè con una presenza permanente nelle alte sfere del futsal italiano. Tutte le finali che abbiamo fatto, ripetere qualche finale, provare a portare qualche altro trofeo in bacheca, che vedete è una bella bacheca già così come adesso, quindi speriamo che la stagione sia sulla stessa lunghezza d'onda delle altre, ce lo auguriamo. Quello che è sicuro è che il Pescara ce la metterà tutta per essere alla pari, se non superiore alle altre competitor. Avevate fra le mani Riccardinho, però il prossimo anno giocherete metà campionato a porte chiuse e siete stati costretti per causa di forza maggiore a rinunciare al Maradona del calcio a 5. Sì, erano tre i giocatori, uno dei tre ovviamente, non tutti e tre, che erano sotto mira. Due li ha detti il presidente, il terzo non lo dico io per scaramanzia. Venire qui e proporre un campionato a porte chiuse non è proprio possibile, anche perché comunque l'ingaggio di questo giocatore era legato anche a dei partner che avevamo qui, non è proprio possibile. Sarà rimandato tutto di una stagione, sperando di rimanere nell'elite come vorremmo fare e come abbiamo fatto per questi tre anni passati.